linguaggio di una società abituata agli eserciti, alle conquiste e alla sopraffazione. Gli attacchi militari e paramilitari, la violenza indiscriminata, le armi da guerra appartengono agli stati e ai loro emulatori. Noi abbiamo lanciato il cuore oltre la rassegnazione. Abbiamo gettato un granello di sabbia nell'ingranaggio di un progresso il cui unico effetto è l'incessante distruzione del pianeta in cui viviamo. C'ero quella notte ed è mia la voce femminile che è stata intercettata. Ho attraversato un pezzo della mia vita insieme a tutti quegli uomini e a tutte quelle donne che da più di 20 anni oppongono un no inappellabile a un'idea devastante di mondo. Ne sono fiera e felice. Venisse impiantato il cantiere dell'alta velocità, in quei boschi ho camminato, ho dormito, ho mangiato, ho cantato, ho ballato, in quel luogo ho vissuto frammenti di vita preziosi insieme ad amici che ora non ci sono più e che porto nel cuore. E in quei luoghi sono tornato più volte negli anni, di giorno, di notte, di mattino, di sera, d'estate, d'inverno, in autunno e in primavera. Ho visto quei luoghi cambiare nel tempo, gli alberi cadere abbattuti a decine per fare spazio a siepi d'acciaio spinato. Ho visto il cantiere crescere e un pezzo di bosco sparire. Le torri faro spuntare numerose e l'esercito arrivare a sorvegliare un desolato sterrato lunare con gli stessi mezzi blindati che pattugliano i monti afghani. Così ci arrivo. Così in Balcanea sono tornato, una volta ancora, in quella ormai celebre notte di maggio. Molto, troppo è stato detto e scritto su quella notte e non sta a me, non mi interessa, dire come si trascriva quel gesto nella grammatica del codice penale. Quello che posso dire è che quella notte c'ero anch'io. Che non fossi lì con l'intento di perseguire il terrore altrui o anche peggio, lo può capire qualsiasi persona dotata di buon senso che abbia anche solo una lontana idea di quale sia la natura della lotta notata e quale il quadro di coordinate etiche all'interno del quale questa lotta esprime la sua ventennale dell'esistenza. Che fossi lì per manifestare una volta di più la mia radicale inimicizia verso quel cantiere e se possibile sabotarne il funzionamento, ve lo dico io stesso. E se abbiamo deciso di prendere la parola oggi, prima che questo processo si addentrasse nella setta delle perizie e delle controperizie vocali, è proprio per affermare una semplice verità. Quelle voci sono le nostre. Su questo la fortuna ha costruito una storia. Una storia in cui i cellulari diventano prove dell'esistenza di una catena di comando, addirittura di una pianificazione paramilitare. Ma la verità, come spesso accade, è molto più semplice e meno roboante. Esiste un modo in Val di Susa, che da anni è entrato nel bagaglio comune della lotta notata e ne orienta la pratica e le azioni di disturbo al cantiere. Questo motto è si parte e si torna insieme, a significare che in questa lotta ci si muove insieme, insieme si parte e insieme si torna, nessuno va lasciato indietro. A questo servivano i telefoni quella notte, a questo si sono prestate le nostre voci. Parlano invece di capi, di organi grandi, di comando, di strateghi. Significa voler proiettare su quell'evento l'ombra di un mondo che non ci appartiene e stravolgere il nostro stesso modo d'essere e di concepire l'agire comune. Per quanto mi riguarda, lascia agli entusiasti speculatori ad alta velocità il triste privilegio di non avere scrupoli della vita altrui e a loro lascia anche il culto della guerra, del comando e del profitto ad ogni costo. Noi ci teniamo stretti i valori della resistenza, della libertà, dell'amicizia e della condivisione. E da questi cercheremo di trarre forza ovunque le conseguenze delle nostre scelte ci porteranno. Bene. Via!
Politicamente l'obiettivo è anche quello di non far male a nessuno. Queste affermazioni dimostrano, al di là di ogni dubbio ragionevole, quali e quante fossero le intenzioni degli assalitori e come nelle stesse fosse ricompreso l'attentato alla incolumità delle persone, che non necessariamente significa fare male a qualcuno, ma soltanto potenzialmente metterne in pericolo l'integrità fisica. Se andiamo a riascoltare allora l'intercettazione ambientale dove Alberti dice non vuole mai fare nessuno, ci rendiamo conto proprio sulla base di quello che sono affermazioni vuote, inconsistenti e in netto contrasto proprio con quanto effettivamente volevano gli assalitori. Io credo che questo sarà, per questo dell'intercettazione Alberti inserita in questo modo nel processo, credo che diventerà un caso di scuola. Io credo si debbano sottolineare due cose importanti. Che l'obiettivo era quello di attaccare delle cose, che si aveva l'obiettivo di non far male alle persone, che nessuno voleva far male alle persone, e l'ultima cosa, quindi la terza che si aggiunge, è che parlando di questo, Alberti dice che noi per raggiungere effettivamente in modo efficace quell'obiettivo di danneggiare delle cose avremmo dovuto forzare la nostra azione. Ma ci abbiamo rinunciato, questo in sostanza si dice, perché nessuno se la sentiva di far male alla gente. Possiamo anticipare già un primo aspetto, che le parole di Alberti a Savini, vale a dire l'obiettivo era anche quello di non far male a nessuno, sono smentite dalle stesse condotte. Potete, se vi fate un'idea, che questa azione ha avuto una durata lunga, che è stata un'azione complicata, ma così, così non è. L'azione ha una iniziale 3 e 14. Come possiamo vedere, iniziale 3 e 14, e possiamo indicare il momento finale complessivo dell'azione intorno alle 3.18. Io vi ho segnato qua un fotogramma delle 3.18 e 23 perché è un fotogramma dove l'azione è già finita e si vedono alcuni dei partecipanti che si allontanano da un sentiero per uscire da quella zona dove si trova il cantiere. Quindi, come possiamo vedere, l'azione ha una durata di circa 4 minuti, 4 minuti e 23 secondi. Quindi stiamo parlando di un'azione di una durata complessiva di 4 minuti. Ma quello che più ci interessa è che l'azione principale, quella che si è svolta all'interno del cantiere, ha ancora una durata più limitata. È un'azione che ha una durata di circa un minuto e mezzo. L'azione che poi termina alle 3.17.03, quando vengono lanciati lacrimogeni da parte dei poliziotti, in particolare dall'agente o chirurgo che ce lo riferisce all'udienza del 13 giugno alle pagine 129-130, dice di essersi avvicinato al cancello 8 bis e di aver lanciato alcuni lacrimogeni che poi abbiamo individuato in 8 lacrimogeni. Niente, io personalmente ho preso poi il lanciatore GL che serve praticamente per il lancio degli attivisti lacrimogeni e sparavo all'indirizzo sia esternamente inizialmente per poter far risvegliare queste persone, dopodiché mi sono accorto che dal cancello 8 bis almeno 4 soggetti erano riusciti ad entrare e nel frattempo avevano cominciato a lanciare delle bottiglie incendiarie verso il poligono esplorativo. E da quel momento ho cominciato poi a lanciare lacrimogeni anche verso di loro per farli desistere, quindi riuscire quantomeno ad allontanarli da quella postazione. Io continuavo comunque a sparare questi attivisti lacrimogeni, ne ho sparati circa una decina verso l'8 bis, cercando anche di avvicinarmi, però poi alla fine subito l'aria si è saturata appunto dal fumo dei lacrimogeni e una volta avvicinatomi ho terminato anche la, diciamo, il raccoglimento dei lacrimogeni e
La notte tra il 13 e il 14 maggio ho preso parte al sabotaggio avvenuto al cantiere della Maddalena a Chiomonte. Ecco svelato l'arcano. Non mi stupisce che gli inquirenti, nel tentativo di ricostruire i fatti, usino parole come assalto, attentato terroristico, gruppi paramilitari, armi micidiali. Per chi è solito vivere e difendere una società fortemente gerarchizzata, non può comprendere quello che è avvenuto negli ultimi anni in Val di Susa. Per descriverlo, attingerà dalla propria cultura, intrisa di termini bellici. Non è mia intenzione annoiarvi sui motivi per cui ho deciso di impegnarmi nella lotta contro il TAVO, o su cosa significhi la difesa di quella valle. Voglio solo sottolineare che qualsiasi cosa che abbia a che fare con guerra o eserciti mi fa ribrezzo. Capisco lo sgomento dell'opinione pubblica e dei suoi affabulatori per la ricomparsa di questo illustre sconosciuto, il sabotaggio, dopo che si erano tanto spesi nel seppellirlo sotto quintali di menzogne. Alla lotta contro il treno veloce, il merito di aver rispolverato tale pratica, di aver saputo scegliere quando e come impiegarla e di essere riuscita a distinguere il giusto dal legale. Alla lotta contro il treno veloce, la grossa responsabilità di mantenere fede alle speranze che molti sfruttati ripongono in lei e di far assaporare ancora il gusto satico del riscatto. Mi permetto di rispedire alcune accuse al mittente. Siamo accusati di aver agito per colpire delle persone o quantomeno incuranti della loro presenza, come se provassimo profondo disprezzo per la vita altrui. Se c'è qualcuno che dimostra tale disprezzo, è da ricercare nei miti che supportano pace e democrazia in giro per il mondo, gli stessi che presidiano con dedizione e professionalità il cantiere della Maddalena. Per quanto concerne l'accusa di terrorismo, non ho intenzione di difendermi. La solidarietà che abbiamo ricevuto dal giorno del nostro arresto ad oggi ha smontato a sufficienza un'incriminazione così ardita. Se dietro questa operazione c'era il tentativo, non troppo velato, di chiudere i conti con la lotta notata una volta per tutte, direi che è fallita miseramente. Va bene. Quindi io dico, nel richiedere l'applicazione di questa attenuante, che peraltro già il collega Novaro aveva richiesto, io concludo con una riflessione, nel senso che il processo è anche un momento di guardarsi in faccia, di guardarsi intorno, con una capacità di comprensione che non vuol dire giustificazione delle condotte, ma capacità di vederle, queste sì, nel loro contesto, nei loro valori e nei loro sensi e nel loro significato. E in questo senso mi associo alle richieste di pena nei limiti della sospensione condizionale che sono già state svolte, se pena vi ha da essere poi, perché potrebbe anche decadere tutto sulla base dei discorsi che ho già sviluppato in ordine alla improcedibilità per il danneggiamento che non è più un incendio, alle impossibilità di equiparare le bottiglie alle armi da guerra. Sussisterebbe forse la resistenza, anche lì comunque con il gioco della prevalenza dell'attenuante generica del 62 numero 1 da far operare sul minimo della pena derivante, saremmo su misure della pena assai basse, e questo vorrebbe ricondurre il processo all'interno di quest'aula e al di fuori di quei condizionamenti che sono stati tentati ai danni non solo di questi imputati ma di un'intera popolazione di Navarra. Siamo tutti terroristi! In solidarietà con degli imputati che vengono definiti terroristi, manifestazioni che ci sono state in Val di Susa e a Torino, il che dimostra che c'è una percezione sociale, quantomeno nell'ambito di chi queste cose le ha seguite e si ritrova e si riconosce nelle lotte, nelle resistenze che in Val di Susa sono state fatte contro l'alta velocità. E vi dicevo, c'è una percezione sociale che è straordinariamente distante rispetto a questa qualificazione giuridica. I motivi che mi hanno spinto in Val di Susa a prendere parte a questa lotta sono tanti. I motivi che mi hanno spinto a restare e continuare su questa strada sono ben di più.
In mezzo c'è un percorso di maturazione collettiva, di assemblee pubbliche e private, di campeggi e presidi, di confronto e scontro. In mezzo c'è la vita, quella di tutti i giorni, quella delle alzatacce e delle nottate insonni, della cola secca sui pendii rocciosi e dei pasti frugali, dei piccoli impegni e delle grandi emozioni. In questo percorso chi lotta ha imparato la precisione del linguaggio, a chiamare le cose per quelle che sono e non per l'involucro formale con cui si pubblicizzano, come un cantiere che prima era un fortino e ora sta diventando una fortezza. Parole in grado di restituire il portato emotivo e l'impatto sulle proprie vite di determinate scelte della controparte, di chi ha deciso di invischiarsi in questa grande opera. Parole rispolverate da un lessico che sembrava antico e invece si riscoprono in tutta la loro potenza e semplicità nel descrivere le proprie azioni. Un'accortezza di linguaggio che mi accorgo non essere così diffusa nel mondo circostante, quando leggo di improbabili commando che secondo una certa ricostruzione propinata anche dai giornali avrebbero assaltato il cantiere nella notte del 13 maggio. Una parola quanto mai infelice, non solo per il suo richiamo all'atto del comandare, ma anche per una certa allusione mercenaria, inaccettabile, di chi sarebbe disposto a qualsiasi mezzo pur di raggiungere il proprio fine. Di contro, chi lotta ha imparato a convogliare con intelligenza persino le passioni forti e ruente che nascevano dai tanti colpi subiti, quando un amico perdeva un occhio per via di un lacrimogeno o un altro era in fin di vita. Per quanto mi riguarda, la Vaclarea è mia amica fino a quando nel 2011 rilanciavamo la terra a mani nude nei buchi scavati dalle ruspe durante gli allargamenti del cantiere. Ricordo che tra le tende di quel campeggio echeggiava una canzone, tra le tante inventate per divertirsi e darsi forza, sulle note di un vecchio canto partigiano. Il primo verso recitava «Dai boschi di Giaglione uniti scenderemo». In questi anni molte volte è stato dato seguito e rilanciato quelle parole. E qualcuno in quella notte di maggio ha deciso di farlo con altrettanta convinzione, e io ero tra loro, una delle voci dietro quel telefono è la mia. Ma soffermarsi su una responsabilità personale, per tessere non meno le lodi, non è in grado di restituire quel sentimento collettivo maturato nelle case di tante famiglie, di valle e di città, o tra una chiacchierata e una bevuta in un bar, nelle piazze e nelle strade, nei momenti conviviali come in quelli più critici. Un sentimento che ha saputo esprimersi in uno degli slogan più gridati dopo i nostri arresti e che descrive bene la vera appartenenza di quel gesto. Dietro quelle reti c'eravamo tutti. Uno slogan che ci riporta direttamente a un'assemblea popolare tenutasi a Bussoleno nel maggio 2013, con cui l'intero movimento salutava e accoglieva quel gesto chiamandolo sabotaggio. E se dietro quelle reti c'eravamo tutti, dietro queste sbarre, un pezzetto di ognuno ha saputo sostenerci e darsi forza. Per questo, anche qui, qualunque siano le conseguenze delle nostre azioni, ad affrontarle non saremo soli. Permettetemi di dirlo, ma l'atteggiamento solipsistico che la procura ha messo in campo, solipsistico significa autosufficiente, i pubblici ministeri si sono bastati da soli, nel senso che nella loro discussione hanno fatto riferimento solo ed esclusivamente alle prove che hanno portato loro nel corso del processo. Non funziona così per fortuna il processo penale. Il processo penale è un meccanismo dialettico in cui c'è un confronto, un contraddittorio tra prospettazioni diverse, tra prove diverse. Proprio il confronto dialettico è la superiorità del rito accusatorio, che è il rito processuale che abbiamo adesso in Italia, rispetto ad altri riti diversi, nel senso che proprio dal confronto è una superiorità etica, perché consente alle parti di confrontarsi a tutto campo, ma è una, come dire, una superiorità anche epistemologica, di contenuto, di metodo, perché consente di arrivare alla verità attraverso un confronto con le prove che porta l'avversario. E invece il pubblico ministero hanno del tutto bypassato, del tutto obliterato la nostra consulenza, che è una consulenza fondamentale rispetto ai risultati che poi si otterranno sul piano della ricostruzione storica. Dico subito che l'oggetto che ci interessa di più è la bottiglia Molotov, perché è pacifico che siano stati lanciati dei razzi, dei fuochi d'artificio, talvolta anche contro o nella direzione dei soggetti che presidiavano il cantiere. Voi sapete che però la micidialità, di questo poi parleranno anche gli altri colleghi, la principale micidialità sta nelle bottiglie Molotov, che sono l'oggetto più pericoloso, che non a caso la giurisprudenza qualifica come arma da guerra.
Allora, uno dei problemi, dei nodi storici che dobbiamo affrontare, che dovrete affrontare, è proprio quello di capire dove sono state tirate queste molotov, rivolte a qualcuno o rivolte soltanto ai mezzi del cantiere. Avrete capito nel corso dell'audizione del testo Crafanzana e dei testi che si sono occupati di questa cosa che c'è stato un clamoroso errore iniziale da parte della polizia scientifica. Nel senso che inizialmente, solo quel circoletto blu che vedete, questa è la pagina, la prima slide della consulenza di Amache che abbiamo prodotto, la polizia scientifica aveva collocato i diversi reperti con questa modalità. L'ingresso del cantiere è quella freccia blu e gli altri reperti sono tutti quelli trovati sul campo. Quando i nostri consulenti hanno avuto accesso a quel cantiere si sono accorti che questa piantina era completamente sbagliata. Non era una piantina fatta in scala, ma soprattutto l'ingresso del cantiere era stato posizionato 70 metri al di sotto di quello che era l'ingresso effettivo. L'ingresso effettivo è quello che voi vedete in rosso, e lì sono i reperti così come sono stati classificati dalla polizia scientifica, avrebbero dovuto essere classificati dalla polizia scientifica, in blu invece vedete l'operazione che è stata fatta. In una successiva slide vediamo quello che è stata l'operazione di recupero da parte della polizia scientifica, che resasi conto dell'errore, perché i nostri consulenti hanno esternato pubblicamente questo dato e hanno detto ma guardate che qui avete messo in un botto del cantiere in un posto sbagliato, hanno replicato la loro planimetria, o meglio questo schizzo planimetrico che non è in scala, vi ho un attimo alcune cose su questo, nuovamente sbagliando di qualche metro l'ingresso del cantiere ma con una dimensione che è sicuramente più accettabile. Il problema qual è? Che in realtà la polizia scientifica inaspettatamente non ha fatto misurazioni sul campo, inaspettatamente non ha fatto una collocazione precisa che invece è quella che ha fatto il geometra BA, e quelli che voi vedete, i numeri, sono i reperti che, reperti dalla polizia scientifica, sono stati collocati sul campo dal geometra BA, sulla base di quel meccanismo che lui ha dettagliatamente descritto nella sua consulenza, che è un meccanismo che sulla base di dati conosciuti, cioè la presenza di un serbatoio qui, di un palo della luce là, di un altro elemento fattuale specifico sul campo, ha consentito di collocare i reperti nella zona del cantiere. L'altra particolarità di quegli schizzi che avete visto prima è che non sono per nulla in scala. Allora, questi pallini, quelli blu e quelli rossi fatti dalla polizia scientifica, hanno una dimensione di 10 metri quadri l'uno. A fronte del fatto che siamo di fronte a un reperto che è una bottiglia molto grossa, appunto, lunga 30-40 cm, è evidente che questo schizzo non ci consente di capire nulla rispetto a quello che è capitato. E invece la prospettiva che abbiamo indicato nella consulenza, questa via qua, consente di collocare esattamente con dei numeri il punto dove è caduto ed è stato repertato uno specifico reperto. Va detto che la polizia scientifica ci ha detto di aver fatto questo errore perché il processo di formattazione per la stampa è stato alterato in qualche modo il quadro iniziale. Non interessa, e non interessa neanche accusare la polizia scientifica, mi interessa dire che quel risultato è sicuramente non attendibile, questo invece è il risultato con cui voi dovete confrontarvi, la collocazione dei reperti. Allora, vediamo quali sono e quanti sono i reperti che ci interessano, e parlerò soltanto delle bottiglie Molotov, perché dei razzi parlerà poi l'avvocato Rosso. Noi abbiamo 9 reperti bottiglie Molotov sul piazzale, che sono indicati ai numeri 4, 13, 16, 17, 18, 20, 20 bis, 21 e 23. In realtà la bottiglia 4 non è sul piazzale, ma è in qualche modo ancora vicino al camminamento. Abbiamo poi due reperti, che sono i reperti 11 e 12, che da queste immagini non si vedono, e che si trovano, secondo quello che ci dicono gli stessi repertanti della polizia scientifica, che poi vi farò vedere una fotografia da cui si può apprezzare esattamente, si trovano al di fuori del cantiere, vicino all'ingresso del cancello 4. Di queste bottiglie di cui ho parlato, tutte le bottiglie a cui ho fatto riferimento sono ovviamente, si sono rotte e sono esplose. Ce ne sono due, il reperto 14 e il reperto 22, che sono costituiti da due bottiglie integre. Una, la 14, è quella sul piazzale, la vedete alla fine, ed è l'ultimo reperto trovato, come dire, alla distanza maggiore rispetto al luogo dei lanci. Il luogo dei lanci è posizionato su quel camminamento. L'ultimo reperto è il più distante sono il 23 e il 14, ma il più distante è sicuramente il 14, che è una bottiglia che non si è rotta e che quindi probabilmente forse anche la rotolata di un paio di mesi non essendosi rotta, perché il meccanismo della molotov è che quando cade esplode, si rompe e dà fuoco alla benzina circostante e quindi non può rotolare. Nel momento in cui non esplode, non si rompe il vetro, la bottiglia potrebbe anche rotolare, quindi il 14 è lì perché forse ha fatto qualche metro in più rispetto agli altri reperti. Nella seconda filmato che abbiamo prodotto, anzi nel filmato che abbiamo prodotto l'udienza successiva all'audizione di APA,
Ci sono delle immagini che sono molto significative, io non so se siamo riusciti a individuare. Qui va l'unico ruolo di questa consulenza è che si vengono chiamati due gruppi di lanciatori, gruppo A e gruppo C, mentre in realtà il gruppo A teoricamente era quello vicino al cancello, secondo la descrizione fatta dal testimone della pubblica accusa. Ma qui si vedono le immagini delle persone che lanciano, e poi vengono collocate queste, lascio pure andare le immagini, poi vengono collocati questi lanci direttamente su questa planimetria, sulla base di una serie di dati di riferimento, per esempio qui parlo di illuminazione, questo è un inquadrato, quello prima era inquadrato, insomma vengono collocati sul campo i lanciatori. Bene, rispetto alle aree di lancio, questa è l'area del cantiere, adesso vedrete l'animazione che è molto suggestiva, ma dà molto l'idea di che cosa è capitato. Quelli in verde sono i diversi reperti, quello che vedete è il reperto più lontano, il 14 a cui mi riferivo prima, vedete che dal punto di lancio del gruppo A, che in realtà sarebbe il gruppo C2, quello più distante dall'ingresso del cancello, dal gruppo C, queste sono le aree di lancio. La distanza massima che intercorre tra il lancio, tra il luogo dove si trovano i lanciatori e l'ultimo reperto è di 25 metri. Questo stesso dato di 25 metri voi lo vedrete riportato anche nella parte scritta di Ebbane nelle varie slide che troverete negli atti. Però questa immagine animata vi dà proprio la sensazione di quello che è l'area nella quale sono stati lanciati i reperti, che è un'area complessiva di circa 25 metri di distanza dal punto dove venivano effettuati i lanci. E questo è un dato straordinariamente significativo, perché quando poi noi ci confronteremo con delle testimonianze di soggetti che si trovano a distanza di 50-60 metri e dicono che le molotov sono state lanciate anche contro di loro, c'è un dato obiettivo che contrasta con questo ricordo. Vorrei in ultimo soffermarmi, giuro, molto brevemente su le dichiarazioni che sono state rilasciate dagli operai che si trovavano quella sera al lavoro. Sono stati sentiti, mi sembra, 9 operai e da una disamina complessiva delle loro dichiarazioni non emerge che nei confronti di alcuni di questi operai siano stati lanciati delle bottiglie incendiarie. Questo perché quasi tutti gli operai si trovavano nel momento dell'azione all'interno del cunicolo. Abbiamo solo 3 operai che non si trovavano nel cunicolo e sono i testi Perri, il teste Lungu e il teste Acciam. I testi Perri e Lungu però è vero che non si trovavano nel cunicolo, ma si trovavano in una posizione alquanto distante dal luogo dove sono state reperite le molotov. Il quadratino è quello lì. Sul bordo ci sono lettere. Ah, qua sopra, sì, ok. Anche nelle immagini visive. Se lei fa, sì, sì. Come dire, l'intro. L7, diciamo. E7. 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 E7 sarebbe... Sotto il ponte. Sotto il ponte. Bellissimo, bravissimo. Sì. Ecco, l'officina, quindi un luogo molto distante. Anzi, il teste Lungu all'inizio si trovava ancora in un posto più lontano, si trovava vicino al cancello 5 dove c'è un magazzino dove vengono riposti i mezzi del cantiere, ha visto dei fuochi artificiali, ha preso il suo mezzo, che è proprio questo quel mezzo che abbiamo visto prima inquadrato dalla CAM 1 intorno alle 3.15.04, con quel mezzo ha raggiunto l'area del cantiere, si è messo vicino all'officina, tanto che ricordo di aver visto anche l'operaio Perri. Qui è solo un teste che riferisce di essere nella zona del piazzale del cantiere mentre sono stati lanciati gli artifici e le bottiglie incendiarie, il teste è l'Acciam, che è stato citato ovviamente anche dal pubblico ministero. Parla di fuochi che ha sentito dei petardi nel fuoco che scendeva dal cielo, però riferisce che nessuna molotov è stata lanciata nei suoi confronti, anche perché ci specifica la sua posizione rispetto al luogo di entrata del
del cunicolo esplorativo e dice che si trovava a una distanza di circa 100 metri dall'entrata del luogo del cunicolo esplorativo. Si trovava... Lei che lavoro fa? Dipendente della Geomancia. Che è un operaio? Un operaio. Dipendente della Geomancia. Grazie Presidente. Buongiorno, signora Lasciarla. Da quanto lavora presso la Geomont? Da quanto si è iniziato la nuova Geomont lavoro io. Da quanto? Da quanto, perché erano due Geomont, sì. Una è fallita, poi l'altra è aperta. Da quanto si è aperta la nuova Geomont sono io. E da quanto? E quando si è aperta Geomont? Più o meno 26 da marzo del 2011. Sì. Sì. Ecco, la notte tra il 13 e il 14 maggio del 2013, lei lavorava presso il cantiere di Piemonte? Sì, ero lì nel cantiere. Di cosa si occupava? L'impianto della gente, del pompare cemento. Sì, in che zona del cantiere? Lei ha davanti una cartina, se ci fa vedere dove lavorava, ce l'ha di fronte anche nel video, la può vedere. Sì, sì. Se ci può indicare dove. Ma lei era quello sulla vetriniera? No, io ero un impianto rosso da pompare cemento. Le altre mie due colleghe erano dentro nel buco lì per pompare, perché io ero un po' distante di lì. Vede dove c'è il compressore lì? Saranno ancora 100 metri di meno. Ma guardi la cartina che ha davanti a sé sul tavolo. Vede che ha? Sì, sì. E qua, alla H. Da su in giù. 1, 2 e 3 quadretto. H3? Sì. H3. Lei si trovava lì e preparava il cemento? Sì, per mandare il cemento nel buco. Con la betoniera? Sì. Ecco, che cosa è successo quella notte che lei ha avuto modo di osservare? Io lavoravo dei normali, tra un po' sentivo dei petardi di fuoco che scendevano dal cielo. Io. Quindi una distanza notevole, lontanissimo dal lancio degli oggetti e delle bottiglie incendiarie. Quindi vi ripeto, nessuno di questi testi ha confermato le parole che ci sono state dette dal pubblico ministero, che quando queste persone uscivano dal cantiere sono stati oggetto del lancio di bottiglie incendiarie. Non ve ne è neanche uno di questi testi. E poi dalla ricostruzione che è stata fatta anche dall'avvocato Novaro, è evidente che questi testi sono usciti quando l'azione era già terminata, quando le persone erano già uscite dal cancello 8B. Tanto che quando loro escono dichiarano di vedere solo il fuoco che veniva sprigionato dal compressore, di vedere dei resti di bottiglie incendiarie e di non vedere null'altro. Descrivono una situazione di quasi tranquillità. Io mi sono segnato la dichiarazione di un test, ad esempio il test roccia, che anche lui si trovava all'interno della galleria dove stava gettando dei tiranti per mettere il cemento, e dice testualmente: a un certo punto c'era un gran fumo dentro, ho visto delle fiamme fuori, siamo usciti tutto lì. Che fosse poi una situazione di non... Se puoi fermare un attimo, se poi, fosse poi una situazione di non allarmante pericolo, lo dimostra poi il fatto che gran parte degli operai, dopo circa un'ora da questi fatti, sono rientrati nel cunicolo a completare il loro lavoro, in particolare a completare l'oggetto di cemento che doveva essere fatto quella sera in fondo al cantiere a una distanza di 100-150 metri. Vorrei farvi notare un ultimo aspetto. È stato sottolineato dal pubblico ministero che comunque ci può essere stato un attacco all'integrità fisica dei lavoratori anche per il solo fumo che è entrato nel tunnel e che ha causato dei problemi respiratori a queste persone. Faccio presente che comunque di questi testi nessuno ha
subito delle lesioni a causa dell'inalazione del fumo sprigionato dal compressore, se non uno, il teste Sibille, che ci ha riferito che si è dovuto assentare dal lavoro per una bronchite asmatica. Va precisato che però questo test era chiarito di essere salutato dal lavoro dopo una settimana, si è continuato a lavorare per una settimana e dopo una settimana si è fatto refertare e è stata diagnosticata questa bronchite asmatica però di cui il signor Sibille già soffriva da almeno 2 anni, quindi da molti anni a questo sorta di patologia. Sono 2 anni. 2 anni. Lei ha detto di essersi assentato dopo 3 giorni di lavoro. Sì. Noi però abbiamo certificato da cui risulta che lei si è presentato da un medico il 21 maggio, quindi 7 giorni dopo. Non me lo ricordo bene. Non lo ricordo. Può essere che fossero 7 giorni. Si ricorda adesso? Non mi ricordo la data. Perché... Io avevo dato anche il foglio. Sì, infatti è dal foglio che io dico questo dato. Quindi risulterebbe il 21 di maggio. Quindi lei avrebbe lavorato i giorni che intercorrò tra il 14 e il 21, lei aveva lavorato, se lo ricorda? Senz'altro, sì. Senz'altro. Va bene, grazie. Vi vorrei infine precisare che quasi tutti i testi non è vero che non parlano del fumo dei lacrimogeni, dei danni che questo fumo può aver causato. Dei lacrimogeni che ne parlano quasi tutti i testi. Ne parla il test Perli. Il test Perli dice non ho visto perché c'era tanto fumo a causa dei lacrimogeni lanciati dalla polizia. Fin quando poi sono scappato sono andato a finire dove c'era la mensa e la sala uffici. Per quanto sei intrattenuto lì sulla zona? Diciamo più di 20 minuti. Circa 20 minuti. Ha visto qualcuno in quel frangente? No, non si vede niente perché era buio, poi era cominciato a sparare pure la polizia, la cremogine per cercare di... quindi non si vedeva niente. E poi terminato lei se n'è andato? Sì. Grazie, un'altra domanda. Il testo lungo ci dice c'era tanto fumo, sono scappato, sono andato nella zona della Control Room, non si vedeva più niente, sono stati lanciati lacrimogeni, c'era un fumo acre che dava fastidio, ti pizzicava pure. Vedeva quello, si poteva vedere. Per ti dico che non è salito poi il fumo, perché quando poi c'è stato... Poi che ho preso il fumo. Allora difficilmente, magari poteva vedere di meno. Però all'inizio ha visto quello. Sì. Invece non sa dire se sono stati anche sparati dei lacrimogeni. Però non ci ho fatto caso, perché qua praticamente erano tutti da là, perché lì c'è una specie di... sempre per manutenzione, e sì, ma dall'indietro lì non c'è fatto. Se non c'è altro possiamo considerare che si frega. Poi magari il fumo si sente quel fumo di fumo di bruciato il naso, la roba lì, però piange sempre l'antimonio, il fumo, ma te l'ho detto. Comunque c'era un fumo anche perché. Sì, che dava fastidio, ti pizzicava pure, poi io non ho mai sentito, è la prima volta che ho sentito e non saprei dire cosa. Qual era l'origine? Tra il fumo, l'acido di batterie, magari... Va bene. Allora, grazie, se come di cuore deve andare di là. Grazie. Io non ho mai sentito una cosa così, è la prima volta che l'ho sentita. E così altri testi, ovviamente anche il test Sibille, quello che ha lamentato un danno, quello che è stato poi a casa dal lavoro per 3 settimane con una bronchite asmatica, riferisce nelle verbali insomma le informazioni che sono state contestate, mi sono accorto che la polizia aveva sparato dei lacrimogeni e cui esalazioni erano filtrate all'interno del cunicolo, mi bruciava sia gli occhi che la gola. Ecco, l'ultimo aspetto su cui vorrei soffermare, poi ho finito, è proprio il fumo e il tunnel di reazione. Sono riuscito a reperire nella CAM 2 probabilmente l'immagine del compressore che brucia, che non si era bene riusciti a individuare, tanto che anche il consulente ha avuto difficoltà
perché il mezzo era stato spostato, a indicare con precisione dove si trovasse il compressore nel momento in cui viene attinto nel piazzale. Ecco, lo possiamo notare nella CAM 2, fotogramma 3.21.56, possiamo andare avanti, si vede il compressore, le piccole fiamme, il compressore, un fumo che sale in maniera verticale dal compressore. Se puoi fermare un attimo, si tratta del compressore, perché notiamo anche che davanti al compressore può notare quel mezzo, quel famoso pick up che viene poi spostato successivamente dagli operai, senza dubbio il compressore. Possiamo vedere questa per un'immagine il fumo del compressore che sale in maniera verticale, che non entra direttamente quindi nel tunnel. E possiamo vedere anche l'imbocco del tubo di aerazione. Ecco, possiamo notare che quindi l'imbocco del tubo di aerazione non è posto direttamente davanti a quel fumo che sale dal compressore, quindi non corrisponde alla verità che il tubo di aerazione, non che il tubo di aerazione si sia incendiato, perché comunque quelle poche fiamme che escono dal compressore sono a una distanza di qualche metro rispetto al tubo di aerazione, e né si può dimostrare che quel fumo che usciva dal compressore andava a incanalarsi dentro un tubo e proiettava dell'aria malsana all'interno del tunnel geognostico. Non si può escludere pertanto che quei danni che sono stati riferiti da alcuni dei testi non possono essere addebitati anche al fumo e all'effetto di quei molto numerosi, perché stiamo parlando di 10 lacrimogeni, che sono stati lanciati dalle forze dell'ordine. Non c'è un rapporto di causalità diretta tra quel fumo e i danni che sono stati poi lamentati dalle persone. Mi sembra che vi abbia illustrato tutti gli elementi che avevo intenzione di mostrarvi. Questo per dimostrarvi, ancora una volta, lo ripeto, che l'azione delle persone che hanno agito stasera era rivolta univocamente a sabotare i mezzi che si trovavano nel cantiere. E non c'è in alcun modo la prova, neanche sotto il profilo del dolo eventuale, che abbiano accettato in qualche modo il rischio che fossero presenti delle persone e che potessero causare a loro dei danni. Allora, in nome della Repubblica Italiana, la Corte d'Assise di Torino ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento nei confronti di Alberto Claudio ed altri. Quasi Nicolosa, Notti Mattia, Zeno Di Mario. Visti gli articoli 530, 533, 535 CPP, assolve gli imputati dai reati loro scritti capi A e B perché il fatto non sussiste. Dichiara gli imputati colpevoli dei reati di quei capi C e D, esclusa in entrambi l'aggravante di aver commesso il fatto per commettere il reato di cui al capo A, e per il capo D, altresì quella di quell'articolo 425, numero 4, codice penale, nonché del reato di cui al capo E, qualificato come violazione degli articoli 337, 339 CP, uniti dal vincolo della continuazione, e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e per Zenobi alla recidiva di condanna alla pena di anni 3, mesi 6 di reclusione, dello 5.000 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali di quelle di mantenimento durante la custodia di carcere. Indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza, l'udienza è tolta. Libertà! 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 Libert
Allora, oggi era prevista la discussione delle parti, perché siamo in un rito abbreviato, quindi il processo si esaurisce praticamente con la discussione delle parti. Non ci sono mezzi di prova, perché le prove erano già state assunte nel corso dell'altro procedimento parallelo, quello che si è svolto in Corte d'Assise. Tutto il materiale probatorio è già confluito in questo procedimento. È iniziata la discussione dei pubblici ministeri, hanno discusso prima il dottor Padalino e poi successivamente il dottor Rinaudo. È stata una discussione piuttosto lunga, si è protratta per circa 3 ore. Hanno puntato molto nuovamente, anche se non è nel capo di imputazione per i 3 ragazzi, hanno discusso molto dell'attentato con finalità di terrorismo, insomma hanno sostenuto le stesse tesi che avevano riproposto già davanti alla Corte d'Assise, anche se in realtà qua stiamo procedendo solo per dei reati minori, reati comuni, che sono quello del possesso delle armi da guerra, del danneggiamento di incendio e della resistenza. Però nonostante questo la discussione ha avuto questo svolgimento che vi ho appena spiegato. Alla fine il dottor Rinaudo ha fatto le richieste in relazione alla pena, ha ritenuto in primis di non dover applicare le attenuanti generiche a nessuno degli imputati, commentato le dichiarazioni che erano state fatte la scorsa udienza da due dei ragazzi, ha detto che si tratta di dichiarazioni che sicuramente non possono avere l'efficacia di attribuire le attenuanti generiche, si tratta non di confessioni, come ha detto il pubblico ministero, ma di una rivendicazione che quindi non può essere valutata ai fini della concessione delle attenuanti generiche. La richiesta di pena è piuttosto importante, è una richiesta finale di 5 anni e 6 mesi, tenuto conto dello sconto che si ha diritto nel caso di giudizio abbreviato. Nel caso di giudizio abbreviato infatti è previsto che la pena venga diminuita di un terzo secco, quindi sono partiti da una pena finale complessiva di 8 anni e 3 mesi, che per un fatto del genere a me sembra quantomeno eccessiva, anche se teniamo conto che nell'altro procedimento parallelo, dove l'accusa era ben più grave, vi era un'accusa di 280 e 280 bis, quindi di figure di attentati con finalità di terrorismo, la richiesta finale dei pubblici ministeri era di 9 anni e 6 mesi, che con la riduzione in caso di abbreviato sarebbero diventati 6, quindi la differenza è assolutamente minima, però i fatti in contestazione sono assolutamente meno gravi in un caso rispetto all'altro, e quindi mi ha sorpreso molto come richiesta. Sorga un chi sui martiri, il sol della...